mi affido. Prego, grazie. Sembrare banale perché insomma faccio questo mestiere da tanti anni, cioè, ci siete proprio tutti qua, eh? Adesso che arrivano le luci è un grande... Oh, mister Cecchetto, buonasera, perché anche nella mia orchestra il suo grande successo degli anni 80 l'abbiamo cantato, ballato tutti, tutti avevano da fare a pettinarsi, a nuotare, a starnutire. Complimenti, veramente un grande onore che sia qui per questo San Liscio, che veramente speriamo possa andare oltre oceano. Allora, ho bisogno dell'aiuto di Matteo Bensi, credo, perché oggi siamo arrivati a fare le prove, e mancava uno strumento che era la fisarmonica. Quindi chi meglio di Matteo? Perché anche qui sono andata a scegliere queste canzoni popolarissime, perché c'è da dire una cosa. Le canzoni scritte da Secondo Casadei toccano dei sentimenti semplici ma fondamentali per il bene nostro, che è la famiglia, la casa, la tradizione, la fratellanza e l'amore. Quattro parole, e questa canzone fu scritta
se non erro, Carla Riccarda, quando il secondo tornò dalla sua malattia dall'ospedale e tornò a casa. E quindi il ritorno nella propria casa è veramente molto emozionante. Prego, grazie. Fanno volervi bene, eh? Voi ne volete tanto a noi che veramente lo possiamo contraccambiare solo così, con le nostre canzoni,
la nostra tradizione. E adesso è il momento di una canzone particolare, ci ha fatto un po' sudare, perché mi arrivò una richiesta: Roberta, devi trovare una canzone, questo dobbiamo dirlo perché è Tentando a Moce, da portare, da presentare a Sanremo. Caspita, eravamo già al mese di settembre, guardo nel cassetto, c'era questo provino del maestro Umberto, dobbiamo dirlo. Insomma, ci siamo confrontati, naturalmente devo salutare anche Giordano San Giorgi, perché è stato lui che ha spinto molto. E quindi abbiamo trovato questa canzone in un progetto tutto femminile che portava la Romagna, perché la canzone si intitola Aria Felliniana e dice già tutto, che parla della tradizione in questo messaggio onirico del grande Fellini con queste atmosfere particolari. Io direi di cantarla, poi vediamo se vi piace, poi è chiaro non è stata scelta, ma mica solo quella della Cappelletti, eh? Quel senso d'immenso di fronte al mio mare, quel soffio che accende emozioni, e quel ciak si gira che mi fa sognare sull'onda che dà vibrazioni. Quei giorni scolpiti da falsa ironia, le notti vestite di blu, quel tuffo nel cuore di tanta allegria, il cielo di maggio e blu. Aria felliniana dell'amore, lo spazio impertinente tra l'anima e la mente. Aria felliniana dominante, luce negli occhi della mia gente. Aria felliniana per radici, lo sbuffo di malinconia, quei giochi d'amore, di sesso, di amici, di intesa tra ebbrezza e magia, quel graffio di essenza, di brezza marina, la festa del mambo a gogò, quel senso smodato a tirare mattina, passioni ad effetto retro. Che quando è stato il momento del Covid, io non mi sono mai fermata, perché attraverso anche i social sono stata molto vicino alla gente, con tanti dirette. Poi vengo contattata dalla grossa produzione della Rai, che mi invita per la prima edizione di The Voice.
io ho detto, ma i concorsi non li ho mai fatti, anche perché, cioè, non sono proprio abituato. Poi ho sempre lavorato fin da bambina, perché sapete che faccio parte di questa famiglia numerosa, quindi il canto mi aveva dato la possibilità di guadagnare due soldi, tutti i miei fratelli, tutta la mia famiglia, tutto il concursaro. E quindi non c'è... ti ricordi, Riccardo, che ti chiesi anche un consiglio? Dico, poi vado là, faccio una brutta figura. E beh, insomma, ho deciso, e mi chiamano per fare un casting. Adesso si dice cast, una volta era il provino, giusto? Io un casting non l'ho mai fatto, vado a Milano e mi scelgono. Quando canto questa canzone, con molta emozione, si girano tutti i quattro coach. Ed è stata la prima puntata, quindi lì c'era veramente la verità. Poi si sa, nei grossi programmi ci sono delle dinamiche che conosciamo molto bene. Ho scelto questa canzone di grande atmosfera, che è poco sfruttata. Io chiederei al mio valletto, per cortesia, Manu, se mi alzi un pelino, perché ho messo le ciabatte da camera e quelle più basse, quindi... cioè, mi avevano valutato nella prova. Così va benissimo, non è che impalla televisivamente, no? Perché si dice così. Quindi io direi che questa è una canzone che è come una lettera che ognuno di noi vorremmo scrivere, perché oggi non comunichiamo più attraverso una penna. Che è bellissimo scrivere una lettera, tu Riccardo lo sai bene, com'è bello scrivere. Adesso abbiamo WhatsApp, Facebook, Instagram, le mail e tutti questi termini, e il gruppo, e il mood, e queste stefane, insomma. Adesso però vogliamo veramente tuffarci in questa grande atmosfera. Prego maestro, grazie. Thank you.
non l'ho fatto mai. Veramente mi impone, mi insegna che quelle emozioni forti, soprattutto nei momenti più tristi, devi saperle controllare, ma non è facile, credete, in questo momento. Quindi adesso vorrei concludere, io voglio dire in italiano, il mio momento, non la mia performance, dice così, perché adesso un po' molto romagnola, si sente, ma come si sente. E quindi vorrei concludere con una canzone di nuova produzione. Ringrazio per questo le edizioni musicali Novalis, insieme alla Suonami, ma sempre comunque al mio fianco le edizioni musicali Casa dei Sonora, che non mi abbandonano mai nei miei progetti. Questa canzone è proprio una condivisione con la nuova generazione, perché, vabbè, io faccio questo mestiere da tanti anni e sarei davvero felice che il nostro folklore, fra l'altro la Romagna sta facendo tanto perché possa comunque essere candidata come patrimonio dell'UNESCO, perché ragazzi, il nostro folklore chi ce l'ha? È come la nostra piadina, il nostro pane quotidiano, è vero? E questa canzone è molto pop rock, quasi dance, la vorrei condividere con... perché l'Alessia è una nuova generazione, io non sono il passato, attenzione, sono il presente. Mettiamo le cose in chiaro, vero? Passato, beh, il passato c'è stato, tanto però sono ancora qua, con quell'energia dei miei 20 anni, passati da tempo, ma la ritrovo, come diceva prima Matteo Bensi, perché noi amiamo questo lavoro, perché grazie alla gente che ci vuole bene, perché la musica ci fa riscattare quello, io dico, io so di non essere una grande bellezza, ma la musica, le canzoni quando canto, mi fa sentire un bellissimo cibo, cioè lo dico proprio, è una cosa che è indescrivibile, indescrivibile. Allora, sei pronta? Certo, sono pronta. Sono felicissima. È difficile cantare dopo l'emozione che ci hai fatto provare prima, perché grazie. Adesso passiamo in un altro mood, perché non mood, però vorrei veramente un forte applauso, perché su questo palcoscenico ci sono dei musicisti con la M maiuscola. È un grande privilegio aver cantato una canzone di Nina, posso dirlo, accompagnata dal grande Roberto Medeschi, il grande pianista di Claudio Baglioni. Grazie. Posso dirlo? Ragazzi, siamo nel mood? Non fate la lagna e godetevi la Romagna. Vai! Sei! Sì.
dai vieni via con me. Come prima con Matteo, a questi giovani, no? Perché dobbiamo trasmettere questa nostra esperienza. Lei che è un grande padrone di casa, perché padrone mi piace. Padrone. Marina è lui il padrone di casa, no, secondo me sei te. Casa tua, comanda lei. Decidi, puoi dire quello che vuoi, lei è sempre d'accordo. Io davvero ti voglio ringraziare a tutte le autorità presenti, non sta a me citarle perché non vorrei dimenticare qualcuno, soprattutto voglio ringraziare te che mi hai incluso in questo cast di grandi, senti come me una certa questo classe, gruppo, una questo certa cast classe. Di grandi artisti che rappresentano il mondo della musica da ballo, quindi non mi rimane che augurarvi una buona continuazione di serata, però fammi fare il mio saluto. Infatti stavo per chiedertelo. Se no non stanno mica bene. Quindi vi auguriamo una buona continuazione di serata, una buona vita dalla vostra amica Roberta Cappelletti, con quei soliti 2P, 2L e 2P. Quando ce la ce l'ho! Al saluto Burdesta, si vede! Di più! Roberta Cappelletti! È una forza per la Romagna, lei veramente è una roba, è una festa.